Ciao ragazzi, qua è Stepney. E siamo tornati su FIFA. Guardate la mia nuova squadra, quanto è figa! Guardate quanto è figa questa squadra. Allora, come avete visto, sono tornato alla Serie A. E c'è un po' di tutti i giocatori: portiere del Napoli, difensore di Palermo, Milan, Inter. Ma il puledro è uno solo. Il puledro di razza, come lo chiamano i miei amici. Suazo! Lui sapete che è il cugino di Obasi. E sugino, vedete che non c'è Obasi, state tranquilli. Lo devo acquistare con questo modulo e poi lo metto anche nel posto sbagliato. Vedete, il puledro di razza è attaccante. Io l'ho messo me alla destra perché sono malato. Però, vedete, ora si comincia. Falle pure. Andiamo subito. Allora, 4-3-3, come avete visto. Latenza 1-2. No, va bene, dai, ci sta. 4-3-3. Allenatore non è dello stesso modulo perché non ci sono allenatori italiani dello stesso modulo, ha detto Oliver. Ah già, ringrazio Aimmonge per avermi fatto la squadra. Come vi ho detto in questi giorni, non potevo fare video di FIFA perché lui mi stava cambiando tutta la squadra. Oh mio Dio, questo c'ha i brasiliani, questo mi porta via. Ma da là, perché c'ha uno in velo, ma che è? Sì, buonanotte. Ma dai, lui c'è proprio la squadra di Homerari, tutti Homerari. Li vede in gioco. Ho portato Cocomero per giocare. Non si gioca con Cocomero. Ma va con culo. Si incazzano tutti, dovete capire. Allora, ora mi devo concentrare. Questa partita è la prima con questa squadra, quindi devo vincere per forza. Poi, ovviamente, c'è il cugino di Obasi, come fai a non vincerla? Guardate, innanzitutto i numeri di Vucinic. Allora, comunque dai, ragazzi. Ma ha già fatto fallo perché. Ha già capito che qui la storia è una sola. Eccoci. Lo cosa? Glielo dà sui piedi. Accidenta a me. Vabbè, basta andare incontro. Allora. I che fa? Balzaretti? Che cazzo è? Pezzo e capo. Allora. Non ho fatto molte partite con questa squadra. Anzi, ne ho fatte veramente poche. E devo veramente ambientarmi ancora. Cioè, il gioco è tutto diverso dalla mia vecchia squadra con Obasi, Barrios. Che devo dire un po'. Mi manca l'attenzione, il lancio per Forlan. Forlan tira delle bo. No, che fa? Gliel'ha stoppata al suo avversario. Non si sa perché, non si sa per come. Gliel'ha stoppata all'avversario. Allora, sapete perché io ho messo Suazo? Perché voi dovete sapere che lui è un missile. Guardate come corre. Sapete, lui si chiama il puledro perché è un missile che dà la palla in mezzo. Oh, portierone, fai miracoli. Lui c'ha 91 di velocità, come Obasi c'aveva 91, mi sembra. È un furetto di razza. Lui corre come i treni. Ed è per questo che è il cugino di Obasi. Cioè, è di famiglia, è come, non lo so, Usain Bolt. Lui fa i peggio metri al secondo, cioè, qualcosa di impressionante. Allora, Aquilani per Forlan. Forlan per Suazo. Non arriva, troppo corto. Vedi, Suazo c'ha 76, mi sembra. Non è molto forte, ecco, però è velocissimo e la velocità nel gioco è molto importante. Quindi, se potete scegliere fra un giocatore tecnico e uno veloce, io vi consiglio vivamente quello veloce. Guardate qua, cioè, a parte ora che non è andato bene il cross perché c'ha i piedi messi al contrario, c'ha le banane al posto dei piedi, però a parte questo, no, non ho base. Sì, non ho base perché ho base. Oddio, mi vengono i ricordi di base. Poi vedete, fai peggio Number. Si dribbla chi vuole, lui dribbla chi vuole. Arrivo qui, filtrantino a lui. No, che cazzo fai? Ha perso il capo. No, vabbè. I miei giocatori non hanno più la concezione di quello che vuol dire stare in un campo. Cioè, andare addosso ai suoi compagni. Ma che cazzo è? Ma non è che manca l'intesa? Cioè, ho fatto un passaggio, io gioco nel semi-automatico. Alcuni passaggi dovrebbero venire automatici. Ora la bomba! Bomba ora! L'erede di Obasi! Zazuazu! Wow! Denica! Denica! 1-0 per i ragazzi. Riguardiamoci l'azione. Con Pirlo che si complimenta con il vuoto. Nel mezzo per Forlan che sbomba il portiere. La salva in due modi. Obasi, oddio, perché lo chiamo Obasi? Vado ad ammazzarmi, scusate, vado ad ammazzarmi. Lui è il puledro, non è Obasi, lui è il puledro. Non è il Cocomeraro, è il puledro. Lo so, c'è l'azienda di fuoco. Guardate che palla ha ripreso, guardate che palla ha ripreso, ragazzi. Poi. Oh,
Cioè, c'ho un possesso palla, secondo me. Oh, no, no, che cazzo è sto contropiede? Meno male c'ho Abate che va come i missili. Io rosico un sacco perché a Immonge lui gioca da molto prima di me. E quindi, boh, giocando ha accumulato esperienze e crediti. E si può comprare chi cazzo vuole. Tipo, lui c'ha la squadra della Premier League devastante. Tipo, ora guardate. Infiltrante, il frega! E c'è il 2-0! Il 2-0! Faglielo, faglielo così, faglielo così, faglielo così! Fagli così, fagli, 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 fagli. Attenzione, Marchisio! Ecco, una delle cose poche, una delle poche cose che mi piace della Juve sono due giocatori, Del Piero e Marchisio. Non guardate che c'ho Pirlo, contate che la squadra, anzi, praticamente tutta me l'ha comprata Monge, con i miei crediti e i miei giocatori, Ho venduto anche base a malincuore, cioè quando l'ho venduto ho sentito proprio una fitta qui, proprio... Oh, base! Oh. Lo ricompro, vi giuro, se lo fanno in forma, io vendo tutti i giocatori, compro Basi e basta, e mi faccio una squadra di nigeriani. Lo giuro qui, qui in vostra presenza. No, e che fanno? Io Forlan smette di correre. Ehi, che è sta storia? Bello così. Beh, lo scambio è dato. Riesce a prendere palla di nuovo. L'ha visto salire, bravo, bravo, rientra, rientra, rientra. Dalla dietro. Oh no! Oddio, che c'è? Che cazzata fa? Oh! Oddio, oddio! Entra una spalla ai puledro. E batte i tacchi. E batte i tacchi. E batte i tacchi, sì! Oh yeah! Guardate, dovete vedere che gol fantastico è stato questo. Portiere la prende. Il difensore inciampa sul portiere. Arriva il puledro. Che carambolando sul pallone. Finisce in 3-0, 3-0, 3-0 e a casa. No, sta partendo. Oh no, no, corri, corri Forlan, corri Forlan, corri Forlan. Esce il portiere, se no questo era un altro gol, eh. Sì, subito su. Bello così. Il fintone? No, quello è un fallo. Oh, no. Il puledro salva tutto e spara verso l'allenatore. No, avete visto, ragazzi, che è successo in settimana? Settimana, 2 giorni fa, vabbè, non so quando vedrete questo video. Comunque, a Firenze, dove tipo Daniele Rossi ha cambiato gli Alic. Ecco, attenzione all'azione, attenzione all'azione del momento, attenzione al momento. Boom! Che cazzo stai facendo? Cioè, hai sparato in tribuna, ma nemmeno, forse di più. Vuole sparare qui, lo salta. No, vabbè, quello. Non mi dà fallo per ostruzione. Vabbè, comunque stavo dicendo, Daniele Rossi ha cambiato gli Aic. E gli Aic ovviamente non ha accettato la decisione di Daniele Rossi. E l'ha applaudito. Allora a questo punto Daniele Rossi gli ha detto qualcosa. E gli Aic è andato lì, l'ha mandato a fanculo e dice che gli ha detto tipo... sei peggio di tuo figliolo handicappato. Cioè, cose dell'altro mondo. A parte il rispetto per le persone. A zero. Cioè a quei livelli non capisco. Cioè la gente si monta la testa secondo me a quei livelli. Ricco, parzialmente famoso perché comunque è giovane. Però come ti permetti di una cosa di genere non esiste. Ha fatto bene secondo me Dario Rossi a mettergli le mani nel viso. Ma doveva spaccargliela la faccia. Cioè se io avessi un figlio handicappato e mi dicesse una cosa di genere, non lo so, ammazzerei qualcuno, ve lo giuro. Cioè il rispetto sotto i piedi, ma non perché... Perché sono persone, tra virgolette, famose. Perché... Cioè, che schifo di persona sei. Mamma mia. So che non c'entra niente, però... Beh, siamo nell'ambito del calcio e allora vi ho detto questa cosa. Però comunque è una cosa vergognosa. Secondo me a quei livelli la gente perde di tutti i capi. Oh, comunque, un'altra cosa vi dovevo dire, ragazzi, è che... Io quando sono connesso... Vedo tutti i messaggi che mi mandate e a volte mi faccio anche una risata, tipo gente che mi scrive Cucumbra, oppure gente che mi fa le cose tipo mi scrive Obasi FTV, Obasi for the Winner, ecco. A me fa molto piacere ricevere questi messaggi, soprattutto perché sono già scritti nell'oggetto e quindi non devo perdere molto tempo ad aprirli per leggerli. Però io spero comprendiate che non posso rispondere a tutti perché comunque, cioè, siete tanti, ho praticamente tutti gli amici pieni in questo account. E già tutti a FIFA. Quindi questo, che cosa sta facendo lui?
Mio Dio, è impazzito. Allora, stiamo vincendo 3-0, primo tempo. Mai successo. No, è successo una cosa del genere con il nostro vecchio Vasi. Attenzione, il puledro, il puledro, il puledro, il puledro, il puledro, il puledro, il puledro. Fa la finta, la dandie. No, erroraccio, eh. Che cazzo te la sei allungata? Madonna, sei un puledro, però. Oh. Parliamo, eh. Questi errori non si possono fare. Mi sa che il primo tempo finirà sul 3-0 con doppietta del puledrone. De Furia, il cavallone del West. No, no, non prendere gol adesso, eh! Non ti ci azzardare nemmeno! Ok. Comunque, con questa squadra che mi ha consigliato, cioè mi avete consigliato in molti quando nei primi video dicevo guarda, forse cambio squadra così, ma mi avete detto fai 4-3-3 perché è buono. Effettivamente si attacca molto spesso nei 4-3-3. Ora, ho fatto 6 tiri in porta, 3 gol, lui 0 tiri in porta. Vo via! Lo fa giocare da solo? Beh, vo via, posso andare via. Che fa se no? È rovinata. Allora, voglio finire questa partita con la goleada. Voglio fare 50 gol. 50 gol voglio fare. O vieni addosso. Pensi che abbia paura? Non c'è problema. Fai il cazzo che pare. Basta non mi fai. Porca puttana, sta zitto. Penso che sto zitto, vai. Allora, non ti faccio più gol, stai tranquillo. Io ora farò possesso palle e basta. Non t'azzardare a prendere un gol di testa perché guarda, te lo giuro, il cazzo. Io odio prendere gol di testa. Fai salire, bravo, bravo. O così. Oddio, se lo mangia, se lo mangia, se lo mangia. Lo vede salire di qua. Eccolo. Oddio, anche un rimbalzo fortunato. Vucinic. Che c'è? Dai, ma non è vero. Ma questi sono replay truccati. Mogiopoli. Calciopoli. Non è possibile. Via, via, via. Se faceva un gol così, ragazzi, prendevo, vendevo tutti i giocatori, compravo lo stesso suo giocatore, giocavo solo con quello. E i portieri. Il portiere rinvia su e lui fa gol. Entra pulito sulla palla, attenzione. Se ne mangia uno, vede salire il Suaso. Il Suaso, il Suaso, il Suaso. Il cross nel centro. Eccolo, il gol! Faglielo, faglielo, oh, tu, e non si va, Peppe. Devo imparare un po' di esultante ganze. Questo è un gol classico di merda, cioè vai sul fondo, crossi al centro e fai gol al volo. Oppure di testa, ecco. È il classico gol, però. A noi ci va bene perché si è detto che si fa la goleada. Si fa la goleada. Si fa la goleada. Bello così, te lo sei impasticcato. Sei fuori gioco, sei fuori gioco. Dagli là, di là. Comunque avevo fatto anche questo, eh. Questo lo metto in conto. Poi devo stare più attento perché do sempre palla in fuori gioco. E sono occasioni di buttare via volendo. Senza volendo, sono buttate via e basta. Comunque ora che ho la squadra, ragazzi. Video di FIFA come se piovesse. Mi sono affogato come un cane. Poi, piano piano voglio comprarli anche io giocatori in forma. Che cavolo, se no. Quelli in forma in pratica sono giocatori che, cioè non i giochi, i produttori del gioco fanno e hanno fatto quando quel giocatore nel campionato reale aveva giocato partite veramente buone, ad esempio fa una tripletta, fanno i giocatori in forma. Ecco il gol! Palo! Il palo no! Il palo no! Porca puttana! Suaso il puledro sbaglia. Comunque stavo dicendo, sì. E questi giocatori li fanno uscire nei pacchetti e sono potenziati ovviamente dalla figurina normale. Guarda, puledro come lascia scorrere! Mamma mia, vi faccio rivedere il replay. Arriva palla, gliela lascia scivolare, frinta il tiro e fa sbaglia, vabbè. Ora facciamo gol. Facciamo gol di uno di testa. Voglio fare gol di testa. Voglio fare gol di testa! Dovete, comunque, ecco, pigliala, pigliala, allungatela qui e sbomba. Fallo, fallo grosso, oh mio Dio! Cioè, grasso, grasso. Fallo grosso come i pentoloni delle streghe, non lo so! Ma veramente big. Comunque ancora si vede che non ho imparato a difendere. Cioè, l'avete visto? Porca puttana, gli ha buttato un terra e gli ha spaccato il setto nasale, non mi ha dato fallo. Lì sono stato graziato, secondo me. Così l'hai visto partire, il puledrum. No, 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 non c'è andare su Aso, tanto è fuori gioco. Era fuori gioco, vedete, alzavo la bandiera. È tempo perso, quando vedete che sei in fuori gioco e non fischia perché ancora. Ancora
non è stato partecipe dell'azione, è inutile. Che fate così? Bello, sbomba! E anche questo è in portata a casa. No, vabbè. Il suo portiere prenderà 10 perché ha preso un sacco di gol, ma ha preso altrettanti parate. Il mio portiere ancora, mi sa che ha fatto una parata sola. Forse casuale. No, ho beccato uno che boh, regge l'anima potente, ma nemmeno. Se ne fa i numeri così, fa salire la squadra. Fa salire la squadra. Ecco, un errore che mi capita spesso di fare, ragazzi, è che... No, 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 via di lì. Un errore che mi capita di spare... Perché sto... Sono dislessico, porca puttana, non è possibile. Un errore che mi capita di fare spesso è tipo di fare... di far salire i difensori, per sbaglio. Ho sbagliato anche qui. No, ho sbagliato! Oh, il gol di Gut! Porterone. E che fa? Se facevo questo con di Vucinic, mamma mia, Marchisio, scherzavo. Mi capita di fare il passaggio con L1X, che praticamente fa il passaggio e poi fa salire il giocatore che ha dato palla. Guardate, vi faccio vedere, cioè probabilmente lo sapete di già. Comunque, no, mi dà il vantaggio. No, non mi dà il giallo. Se mi fa gol di punizione, licenzio il portiere. 9. Beh, sarà bene. Allora, dagli palla 1, si fa vedere subito. No, 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 portiere di merda. Schifo, schifo, schifo. Guarda il suo aso. C'ho le mani piene d'estate. Sono i veri number. I veri number. Oddio, si porta a spasso la difesa. La difesa di cosa? Ma centrocampo. Allora. Questo gol me lo merito perché sono un cazzone. Sono un cazzone di merda. Vi faccio vedere il passaggio che vi dicevo. Guardate. Madonna, non ho preso palla. Allora, per piacere, dammi palla. Devo far vedere una cosa a chi mi sta seguendo. Brutto maledetto, spero tu venga maledetto. Ok. Vedete? Dà palla e la chiede con il braccio, guardate. No, porca puttana. Su adesso, sì. Guardate come corre. Oddio, 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 oddio. Gol, 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 gol,
Cioè, non so cosa volevo fare. Ho pensato di fare i tunnel ai portieri, ma lì per lì ho detto: ma che cazzo sto facendo? No, non t'azzardare a cadere la connessione qua, perché una volta che vinco non ti ci provare né. Non ci pensare neanche. Levalo dalla tua mente. Ok. Lì per lì ho pensato, gli faccio tunnel. Poi il mio cervello ha realizzato che io non sono in grado di fare un tunnel, perché principalmente non so come si fa. Poi con la sfortuna che ho, il portiere l'avrebbe presa con... insomma, ci siamo capiti, eh? Ci siamo capiti, non dico nient'altro. Avete capito con cosa l'avrebbe presa? Si fanno schianti ai centrocampo. Ma non è a centrocampo per... non mi ricordo chi e non mi ricordo qua. Comunque, meno male devo perdere da questo, eh? Sì. Neymar, squadra brasiliana. Mi hanno detto che sa giocare questo, eh? Sì. Meglio di me. Ma guardate, Forlan, Forlan. Oh, perde una palla d'oro. Cioè, Forlan è forte solo nel giochino, eh. Nella realtà, ormai non è più. Cioè, la sua carriera l'ha già fatta, secondo me. Il suo boom artistico e calcistico l'ha già fatto. E adesso si vuole godere la bandiera, al 90esimo. Al 90esimo, così, 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 così. Osir. Non si dà un giocatore da comprare, voglio comprare qualcuno. Ora faccio un sacco di vittorie, metto da parte un bel po' di crediti. E poi, zac! Zac il gol! Zac il gol del 2-2! Zac il gol del 5-1! A chi? A chi il suo aso? Non mi fare questi errori, eh. Vai a raccogliere i cocomeri, eh. Finita la partita. Allora, prima partita squadra nuova. Vittoria doveva essere 4-0, però sono un deficiente, ovviamente. Guardiamo un po', eh. Lui dovrebbe aver fatto due tiri in porta, di cui il gol. Suaso 9,50, mammina, che soddisfazione. Allora, io 11 tiri in porta, 4 gol. Lui 3 tiri in porta, un gol. Vabbè, ci può stare, dai. Possesso palla più lui, ma non è vero! Gli sei infortunato uno. Che culo, pezzo di merda. Precisione tiri 91%, perché
Black Nigga su Aso de Pule. È meglio. Via ragazzi, io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto e questa vittoria vi sia piaciuta. Noi ci vediamo domani con un altro video. Qua era Stepney, bella!